Heavy, passiamo alle canzoni travisate. Come si fa? Facile. Sentite qualche cosa di inglese, di italiano all'interno di una canzone inglese, che non sia muffami, per favore, grazie. Finché ci stai. Finché ci stai, potete segnalarla a a.prevignano@dj.it. Basta che nell'oggetto ci sia la parola travisate. E a tal proposito, vi leggerei qualche oggetto curioso che è arrivato ultimamente. Armando dice: la colpa è tutta degli psicologi travisate. C'è un problema. E l'hai letta. Arriva dal forum dei travisatori sovranisti: Dio padre travisate. Dio padre travisate, molto bello. Gabriel ci segnala: ammazza che travisata, avrà almeno una quinta. Punto esclamativo. Ma bella, subito sì. Aprire. Mi piace molto Paolo che dice: ehi, giovane, la vuoi una travisata? La prima è gratis. La prima è gratis. La prima è gratis. E partiamo da Ste, Abba, Nina, Pretty Ballerina. Un episodio minore. Pretty ballerina. Snoop, brano minore forse degli Snoop Abba. Porta gli Abba che nel lato B di figlia di ballerina, ricordiamo. Snoop porta gli Abba nel più prestigioso locale di Manhattan a prendere un aperitivo. Arriva al cameriere e dice: signori, cosa gradite? Vi consiglio un Papa Doble, che è un cocktail, era il cocktail preferito da Hemingway durante i suoi soggiorni a Cuba. Se no abbiamo un Major Bailey, rum bianco, triple sec, succo d'ananas filtrato con un ananas e figlie, eccetera. Oppure un Tommy's. Vabbè, hai rotto i coglioni. Basta con queste proposte, vogliamo estate. Signorina, non serviamo bevande in bottiglia. Magneta con la mano a cucchiara ribadisce il concetto e dice: insisto, portaci l'estate. Il sisto. Amici dell'estate, abbiamo trovato un cluster pubblicitario, niente male. Quest'estate lo voglio sentire in rotazione. Sisto, portaci l'estate. E in eleganza, Max Giorgi, Baby Metal, Shanti, Shanti, Shanti. K-pop metal. K-pop metal. J-pop metal. Vabbè, meno male che hai specificato. C'è un popolo di arrabbiati là fuori. Poi il Giappone è pieno di metal. Tabù va nei ristoranti e fa stand-up comedy con l'aiuto di un blocco di granito e uno scalpello. A dispetto di una certa lentezza dello spettacolo, le battute sono buone, tipo questa. L'altro giorno un mio amico elefante ha aperto il frigo, c'erano solo le Coca-Cola e ha detto: elefante. Prima tutta con lo scalpello. Tutto scalpello, 35 minuti. Interessante. Prima fila c'è Suzuka delle Baby Metal che ride scompostamente invece alla battuta e dice: mo mesce la pipì. Mo mesce la pipì. A gambe incrociate questa. Molto bella, eh? E Snoop sta lì e dice: beh, a me non fa così ridere effettivamente. Ma Suzuka, osservando un signore che si sta ribaltando dalle risate, commenta: quello a cena se sta a scompisciare. Ah, proprio ci tiene tanto. Ci tiene. Magari il Tabù è bravo, eh. Magari è bravissimo, va a saperlo. Vedi che scalpella. Scalpella lui. Max Giorgi, Duran Duran, What Happens Tomorrow. Ah, siamo tornati alla musica. Tra il pubblico di Tabù c'è Simon Le Bon, che alla battuta: sai perché Wonder Woman è spacciata? Perché è un'eroina. Rovescia un tavolo e dice: adesso hai rotto, veramente. Fai cagare. Poi sta facendo che dobbiamo aspettare 35 minuti tra una battuta. È insostenibile. E basta. Eppure veloce. Poco prima di risolversi a fare una gattata, si concede una prova d'appello a Tabù chiedendogli: non c'hai un altro show? Dai, dai. Che ne so, giocoliere, almeno non devi ma parlare. Teatro Kabuki, qualsiasi cosa, ma no sta roba. Molto bene, era solo la prima tranche di canzoni travisate. Con che cosa ripartiamo, Previ? Beatles. Che pezzo? Rock and roll music. Rock and roll music. Nel frattempo arrivano The Colors. 8:41, questa è Radio DJ. Il programma è Chiamate Roma al 3131. Vai in onda appunto da Roma e c'è il Trio Medusa. C'è anche quel pechegno con The Colors per correttezza di informazione. Il disco si chiama Los Angeles, ma il Previ ci ha titillato la voglia di travisate dicendoci che arrivano i Beatles. Beatles segnalati da Maina Gioia, Rock and Roll Music. Just let me hear some of the rock and roll music.
Beatles, okay. Molto rock Beatles, and roll. Arrabbiati, Beatles travisatissimi ormai, credo che stiano entrando nella top 10. Sì, credo di degli sì. Degli artisti travisati. Con Michael Jackson. Nel gruppo dei grandi, insomma. John Lennon ha una voglia matta di abbandonare le prove, si annoia tantissimo, ha un appuntamento con Bruce Lee, vanno a suonare i campanelli a Mattarella, fanno gli scherzoni. Scappano pure loro. Scherzoni, si divertono, poi scappano. Mattarella è il presidente? Chi è? Ora che arriva il campanello, povero paese. Paul McCartney dice: John, per oggi dovresti esserci invece alle prove, perché proviamo le coreografie e i costumi. Luciano Cianosa ci ha detto che vestiti da mariachi abbiamo possibilità di sfondare in America Latina. Da mariachi, certo. Umiliante questa cosa. E proprio in quel momento lo scoraggiato John Lennon risponde: voi danzate che raggiungo lì. Prova i costumi. Vai avanti che arrivo, Way down south they had a jungle. Mi raggiungo lei, certo. Poi Max Giorgi, Plastic Bertrand, Sa Plan pour moi. Me la sono rivista e risentita tutta, bellissima. Ma lui era forte, La mamma di Plastic Bertrand lo porta dal dottore. Da qualche giorno il bambino sragiona. Il bambino, scusi, in che senso? Ma quanti anni ha? 65 luglio. Vabbè, insomma, il dottore lo osserva, dice: qui il problema sono le troppe raglie implacabile. Non è che sragiona. A giudicare così a occhio. Le raglie di implacabile. Vabbè, sentiamo che dice questo qua. Il dottore, rivolgendosi alla creatura, dice: tesoro, senti, come ti chiami? E Bertrand, completamente sbarellato, risponde così: un'altra cosa. Dorme un alieno su un igloo. Sì, sono raglie di implacabile. Magari si chiama così. Magari è così, è il nome. Che ne sa? Segnalatore ancora una volta: Stay Green Day Holiday. Allora arriva Snoop vestito nel seguente modo: Moncler arancione smanicato, felpa Best Company, jeans Stone Island, cintura il ciarro, calze Burlington, scarponcini Timberland. Sì. Al polso al Winchester. Okay. E lo Swatch. Tutte e due. Zanetto giallo Invicta, occhiali Ray-Ban Olympian come quelli. A cavalcioni di una cagiva letta oro. Mangiando un hamburger di Burger e ascoltando Wild Boys dei Duran Duran. Uno Stargate, da dove è successo? Il gioco dei Green Day guarda quell'anacronistico stereotipo vivente da capopiedi e poi esclama: ed è già paninaro time. Ma è vero, è pazzesca. Paninaro time. E chiudiamo con Elisa 03, segnalatrice nuovissima. No. Police Synchronicity. Travisatissimi. La mettiamo Synchronicity 2, no? Troppo. Proviamoci. Sting si lamenta con Vilma De Angelis: non so fare nemmeno l'uovo sodo. L'altro giorno Trudy mi ha chiesto di scaldarle un po' d'acqua per la tisana antiossidante, è venuta una merda. A scaldare l'acqua? Cioè, il microonde è venuta male. Vabbè. Mamma mia, tesoro di zia Vilma, ma sei un disastro, dice la De Angelis. Vabbè, iniziamo dalle basi. Lo sformato. Minchia, ma è difficilissimo. Sempre a lamentarsi, voi rockstar. Sformato. Forza, iniziamo. Dopo 3 ore di cucina, un euforico Sting esclama: Madonna, so fare il flan al limone. Bravo, è diventato. Sempre con la sua eleganza, molto bella. Grazie Brevi, grazie Lancia, ma soprattutto come al solito grazie ai nostri travisatori, a cui dedichiamo la canzone travisata per eccellenza.